A Pistoia nasce la Jacopina, la focaccia dei pellegrini. Giovedì 16 luglio, a seguito della vestizione di San Jacopo sulla cattedrale, il lancio ufficiale della nuova focaccia di farina integrale a forma di conchiglia, proprio in onore di San Giacomo il Maggiore. Nell'occasione, i figuranti del corteo storico distribuiranno circa 1000 Jacopine ai presenti. L'idea che ho portato in giunta, condivisa tutta la giunta comunale, poi ci siamo rivolti ai professionisti del settore per la scelta della farina, di trovare un prodotto che sia buono, che sia appetibile, che sia digeribile, ed è uscito un prodotto fantastico. La Jacopina è la focaccia del pellegrino che ci dovrà distinguere in tutto il mondo. Grande momento per noi, in occasione, in preparazione dell'anno santo jacobeo del 2021, avremo un prodotto tipico di pane, Pistoia, Pistorium, la città degli impastatori di pane, dei fornai. Già ai tempi dei romani si riforniva alle truppe con il nostro pane, e quindi in occasione proprio dell'anno santo nasce un prodotto tutto nostro. Eravamo giù in fiera a Rimini, va bene, parlando così con nostro amico di Pistoia, è venuto fuori l'idea di questa Jacopina. Abbiamo subito incominciato a lavorarci sopra, abbiamo provato circa 20-25 tipi di farine diverse per trovare quella giusta per fare questo prodotto esclusivo, e siamo riusciti a trovarlo finalmente. È una farina integrale che però viene, praticamente il chicco gli viene tolta la parte più esterna, quella che è più, che contiene la lignina, che è quella magari più amara e anche più non gradevole da mangiare. Quindi viene, è molto delicata come prodotto, come sapore, e anche una, nello stesso tempo è molto versatile, perché è una farina di forza che riesce sia a essere adatta sia per la panificazione che per la pasticceria e per le lunghe lievitazioni. Per la sua esperienza è un prodotto che può avere fortuna? Ma sicuramente sì, perché è un prodotto molto buono, gustoso, è un prodotto anche un po' esclusivo, visto che siamo riusciti a centrare una ricetta particolare senza ingredienti. Questo qui è una farina, è un prodotto senza, con ingredienti puri, cioè farina, acqua, lievito e olio d'oliva. Dopo non c'è altro dentro, anche sulla farina non c'è nessun ingrediente strano, insomma.